Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank, a cura di Progetto Mandela, sesta puntata. Riassunto delle puntate precedenti. Il signor Otto Frank, unico sopravvissuto della sua famiglia alla persecuzione nazista, torna ad Amsterdam a trovare l'amica Miep, che lo aveva molto aiutato durante il periodo in cui erano rimasti nascosti, e gli manifesta l'intenzione di lasciare il paese. Miep gli consegna il diario della figlia Anna, ritrovato tra le altre carte nella casa che era stato il loro rifugio. Nel diario di Anna, Anna racconta di aver abbandonato la Germania quando la persecuzione contro gli ebrei divenne più feroce, per rifugiarsi in Olanda. Ma anche qui, con l'arrivo dei nazisti, è costretta con la famiglia, il padre Otto, la madre Edith e la sorella Margot, a nascondersi in una casa soffitta sopra l'ufficio dove il padre lavorava. Nel nascondiglio si trovano già, per decisione del padre, i coniugi Van Daan, con il figlio Peter ed il suo gatto. Il signor Van Daan aveva molto aiutato il padre di Anna quando arrivò fuggiasco in Olanda. Ora sono Miep e il signor Kraler gli unici a poterli aiutare, portando loro il cibo e le notizie dall'esterno. Dopo qualche tempo affiorano i primi problemi dovuti al nervosismo per essere costretti a vivere in una situazione difficile. L'esuberanza di Anna provoca più di una lite. La situazione si aggrava quando Kraler porta in casa un altro ebreo, il signor Dussel, di professione dentista, costretto anch'egli a nascondersi, mentre celebrano un'importante festa ebraica per la quale Anna ha offerto a tutti piccoli doni. Si ode un tonfo al piano di sotto, tutti si sentono persi, ma per fortuna è solo un ladro fuggito al rumore di Peter caduto da una sedia. Il signor Frank cerca di rassicurare tutti, ma forte è la paura di essere stati scoperti. È ormai passato un anno, 5 mesi e 25 giorni. È come se le nostre vite fossero immobili, scrive Anna nel suo diario. Miep, l'amica fidata, arriva da fuori insieme a Kraler e porta una torta con la scritta «Pace per il 1944». Peter, in ansia, chiede notizie del suo gatto che è stato costretto a sfrattare dal nascondiglio. La signora Van Daan, sempre più isterica, si rifiuta di vendere la sua pelliccia. Kraler, preoccupato, avvisa che un magazziniere nutre sospetti sulla loro presenza nella soffitta. Intanto Peter e Anna cominciano a stabilire una certa amicizia. Di lì a poco si sa che Kraler è all'ospedale con un'ulcera, per cui Miep rimane l'unica speranza di salvezza. A tutti i problemi si aggiunge il fatto che le persone da cui Miep aveva avuto la tessera di razionamento sono state arrestate ed il cibo diventa sempre più scarso. No, no, signor Dussel! Non sono ancora vestita. Come sto, Margot? Come mi trovi? Benissimo. Oh, ma non mi hai neppure guardata. Certo che ti ho guardata e trovo che stai benissimo. Margot, dimmi la verità. Mi trovi molto brutta? Ma no, lascia perdere. Oh no, dai, rispondimi. No, che non sei brutta. Hai dei begli occhi e sei molto vivace. Oh, sei un po' vaga, eh? Posso entrare? Vieni, mamma. Il signor Dussel è impaziente di tornare in camera. Beh, che si calmi. Ha la stanza per sé tutto il giorno. Anna, tesoro, non andrai anche stasera da Peter? Oh, è quello che intendo fare. Ma ci sei già stata quasi tutto il giorno. Ci sono stata solo 2 volte. Una a prendere il dizionario e poi per 3/4 d'ora prima di cena. Non hai paura di disturbarlo? Oh, mamma, so quello che faccio. Allora, posso chiederti un piccolo piacere? Ti dispiace non chiudere la porta quando sei nella sua stanza? Sembri la signora Van Daan. No, no, non sto insinuando nulla di male. È che non voglio che tu ti esponga a critiche che potrebbero dare un'occasione in più alla signora Van Daan per essere sgradevole. Oh, la signora Van Daan non ha bisogno di occasioni per essere sgradevole. Siamo tutti un po' tesi per via del signor Kraler. E questo si aggiunge a... Oh, mi dispiace, mamma. Io da Peter ci vado. E non permetterò certo a Petra Van Daan di rovinare la nostra amicizia. Ma perché voi due non chiacchierate nella stanza grande? Evitereste tutte queste noie. È difficile per la mamma ascoltare i commenti della signora Van Daan senza poter dir nulla. Non capisci? Ma perché non le risponde a tono? Non può continuare a ingoiare sempre tutto.
Non la capisci per niente, la mamma tu. Non ce la fa a rispondere. Non è come te. Le discussioni non fanno parte della sua natura. L'unica persona che mi preoccupa davvero sei tu. Mi sento in colpa nei tuoi confronti. In che senso? Ogni volta che vado nella camera di Peter mi sembra di farti un torto. Se fossi al tuo posto, io sarei furiosa, sarei terribilmente gelosa. Io? No, per niente. Ma davvero non ti dispiace? Sul serio, non sei gelosa? Certo che sono gelosa. Gelosa del fatto che tu hai una ragione per svegliarti al mattino. Ma gelosa di te e di Peter? Proprio no. Forse non c'è nulla di cui essere gelosi. Magari non gli piaccio nemmeno. Forse ho solo preso il posto del suo gatto. Non vuoi venire anche tu? No, preferisco leggere. Vorrei entrare nella mia stanza, per favore. Oh, un attimo solo, caro, caro signor Dussel. Ecco, sono pronta ad attraversare il campo minato. Grazie tante. Dio mio, guardatela. Non so cosa serve avere un figlio. Non lo vedo mai. Se morissi non se ne accorgerebbe nemmeno. Aspetta un attimo, Anna. Vorrei dire due parole a mio figlio, se non ti dispiace. Peter, non voglio che tu vada a letto tardi stasera. Hai bisogno di dormire. Stai crescendo, hai capito? Anna non rimarrà a lungo. Andrà a letto alle 9 precise. Vero, Anna? Sì, mamma. E posso entrare ora? Lo chiede a me? Non credevo di aver voce in capitolo. Anna, cara, attenta ai rintocchi. Ai miei tempi erano i ragazzi ad andare dietro le ragazze. Lo sa come sono. Amano parlare dei loro segreti. E la stanza di Peter è l'unico posto in cui possono farlo. Parlare. Non si chiamava certo così quando ero ragazza io. Sono tremendi, non trovi? Impossibili. Ci trattano come se stessimo ancora all'asilo. Lascia perdere, come faccio io? No, suppongo che non sia colpa loro. Non si rendono conto quanto siamo più maturi noi. Quando penso alle nostre magnifiche conversazioni. Oh, che stupida, mi sono dimenticata. Volevo portarti delle altre fotografie. Grazie, ma queste mi bastano. Ma non ne vuoi delle altre? Miep me ne ha portate delle nuove. Forse più in là. Ricordo quando presi questa foto, anzi quando la vinsi. Avevo scommesso con Yopi che avrei mangiato 5 coni gelato. Avevamo giocato tutti a ping pong, come ci divertivamo. Finivamo sempre per mangiarci un gelato da Delphi o all'Oasi, dove erano ammessi gli ebrei. C'erano sempre un sacco di ragazzi. Quanti ragazzi, quante risate. Vorrei tornarci per una settimana intera, anche se so che poi mi stuferei. Penso alla vita in maniera più seria adesso. Vorrei diventare una giornalista. Oh. Mi piace tanto scrivere. Tu invece cosa vorresti fare? Ma vorrei andare da qualche parte, lavorare in una fattoria. Un lavoro che non impieghi troppo il cervello. Oh, non dovresti parlare così. Soffri solo di un complesso di inferiorità. So di non essere intelligente. Oh, non è vero. Sai fare bene molte più cose di me. Aritmetica, algebra. Sei mille volte più bravo di me in algebra. A te piace Margot, non è vero? Dalla prima volta che l'hai vista, l'hai subito preferita a me. Ma non lo so. Oh, non c'è niente di male. Tutti l'adorano. Margot è così buona, è dolce, è intelligente, è bella. Tutto quello che io non sono. Ah, qui ti sbagli. No, no, lo so. So benissimo di non essere bella. Non lo sono mai stata. Né lo sarò mai. Non sono per niente d'accordo. Io ti trovo carina invece. No, non è vero. E poi sei cambiata. Cioè, sei cambiata dai primi tempi. Davvero? Ti trovavo così chiassosa. E ora cosa pensi di me, Peter? Cioè, in che modo sono cambiata? Beh, sei più calma. Oh, sono felice che tu non mi odi. E perché dovrei? Oh, scommetto che una volta fuori di qui non mi penserei più. Sei matta? No, come tornerai tra i tuoi amici dirai: chissà cosa ci trovavo in quella signorina qua qua. Beh, io non ho amici. Dai, Peter, certo che ne hai. Tutti hanno degli amici. Io no, e non ne voglio avere. Sto benissimo senza amici. No, con questo vuoi dire che staresti meglio senza di me? Mi consideravo una tua amica. No, se tutti fossero come te, sarebbe diverso. Peter, hai mai baciato una ragazza? Sì, una volta. Questa fotografia è storta.
Ma era carina? La ragazza che hai baciato? Non lo so, avevo gli occhi bendati. Era ad una festa. Facevamo uno di quei giochi con le penitenze. Beh, ma allora non vale. Per me non vale. Io sono stata baciata due volte. Una volta un signore che non conoscevo mi ha baciata sulla guancia. Ero caduta mentre pattinavo sul ghiaccio e mi ero messa a piangere. E un'altra volta il signor Cufius, un amico di papà, mi ha fatto il baciamano. Ma non credo che valgano molto, nemmeno quelli. Tu che ne dici? Penso proprio di no. Sono sicura che Margot non bacerebbe mai nessuno, se non dopo essersi fidanzata. E sono anche sicura che la mamma non ha mai toccato un altro uomo. Cioè, prima di Pim. Non so, le cose sono così diverse oggi. Tu cosa dici? Cioè, per te una ragazza deve aspettare di essere fidanzata per baciare un ragazzo. È così difficile sapere cosa fare mentre siamo qui. Mentre là, fuori, il mondo ci sta crollando addosso. Viene da pensare, beh, non sai quello che succederà domani. Tu che ne dici? Secondo me dipende dalla ragazza. Alcune, qualsiasi cosa facciano, è sbagliato. Per altre, invece, è diverso. Ho sempre pensato che quando due persone... No, le 9. Devo andare. Già. Buonanotte. Non permetterai che loro ti impediscano di venirmi a trovare? Oh no. Prima o poi ti porterò il mio diario. Ci sono molte cose di cui vorrei parlarti. Molte riguardano anche te. Quali cose? Beh, alcune preferirei non fartele leggere. Riguardano il periodo in cui ti ritenevo una nullità, proprio come tu pensavi di me. Ed ora hai cambiato idea? Come l'ho cambiata io? Beh, vedrai. Siamo arrivati al punto in cui ci conosciamo tutti così bene che se qualcuno comincia una storia, gli altri sono in grado di finirla. Abbiamo dovuto ridurre ancora le razioni di cibo. E per di più i topi si sono rimessi al lavoro, portandosi via parte delle preziose provviste. Perfino il signor Dussel vorrebbe che Mushi fosse qui. Giovedì 20 aprile 1944. La febbre d'invasione cresce giorno dopo giorno. Miep dice che la gente fuori non parla d'altro. Per quanto mi riguarda, la vita è diventata molto più piacevole. Vado spesso da Peter dopo cena. A non pensare che io mi sia innamorata, perché non lo sono. Ma il fatto di poter scambiare opinioni con qualcuno rende la vita più sopportabile. Per stasera basta. Postscriptum. Devo essere sincera. Confesso che vivo solo in attesa del prossimo incontro. C'è niente di più bello che stare seduti sotto un lucernario e sentire il sole sulle guance e avere un ragazzo adorabile tra le braccia. Sono proprio contenta che i Van Damme abbiano avuto un figlio e non una figlia. Lo devo proprio ammettere. Avete ascoltato la sesta puntata di Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank. Personaggi ed interpreti: Anna, Chiara Pennacchi, Otto Frank, Simone Mazzilli, Edith Frank, Giorgia Morettini, Margot, Chiara Federici, Signora Van Damme, Donatella Calamita, Signor Van Damme, Riccardo Celi, Peter, Simone Scaccetti, Signor Dussel, Carlo Alberto Simonetti, Signor Kraler, Michele Misericordia, Miep, Irene Lusch, Tecnico del suono, Paolo Cillerai, con la collaborazione di Andrea Taglia. Realizzato nei laboratori di Progetto Mandela.